Noi seguiamo il principio della nugatia, no? Della parampara. Secondo, ogni anello della parampara non deve inventarsi nulla e deve riportare fedelmente tutti gli insegnamenti che ha ricevuto dall'anello precedente, dal suo guru. Giusto? So we follow the Anugatya process, the Parampara process, with this principle, which means that anyone who is entering and following the Parampara is not inventing anything in the practice, but is just following what his Gurudev has practiced and the guru of his guru, like that, right? Praticamente, quindi il principio di autorità è dato dal fatto che tu non inventi nulla, ma semplicemente ripeti uno, nel nostro caso, quello che hanno insegnato è la letteratura dei Goswami, no? Dei sei Goswami di Vrindavana maggiormente. Oh. Sridharma, hai sentito? Sì, scusa, è entrata una devota indiana, sta parlando un attimo. No, scusa, perché io da qui non ti vedo, per cui non so nemmeno cosa succede lì. Scusa. So Ramananda is saying that someone actually to be an authority is not that he's making anything new. He's just repeating what has been prescribed by, in our case, the Goswamis and the Acharyas. Right. Però noi vediamo che Srila Bhaktisiddhanta di fatto ha portato molte innovazioni, invenzioni, cioè io perlomeno più leggo i libri della linea, diciamo, tradizionale, quella lì portata avanti da Ananta Das Babaji, più vedo cose nuove che sono state introdotte da Bhaktisiddhanta. But we see in some case, like for example in Bhaktisiddhanta, that there is some acharya who is also introducing new things which were not there before. For example, more I read about the traditional parampara, let's say, like scriptures, what with the comments of Anandas Babaji and others. And then if I compare, I see that actually Bhaktisiddhanta has brought many new things in the practice which were not before there. Se lui può, ecco, dire qualcosa a riguardo di questa anomalia, insomma, perché alla fine è un po' un'anomalia questa cosa qua, no? So if you like to say anything on this, means on the fact that Acharya, for example, like Bhaktisiddhanta, bring some innovation, some new thing, which somehow it might seem strange because as we say, initially the principle is just that one repeats, but here we see that something new has been introduced. Actually, I don't know much about this, but Bhaktisiddhanta is the son of Bhaktivinoda. Io in realtà non sono troppo a conoscenza di tanti dettagli di quello che magari ha introdotto di nuovo, delle differenze. Però ecco, so che Bhaktisiddhanta è il figlio di Bhaktivinoda Thakur. And Bhaktivinoda Thakur is a disciple of Bipin Bihari Goswami. Bipin Bihari. Noi sappiamo che Bhaktivinoda Thakur è discepolo di Bipin Bihari Goswami. And his teaching of Bhaktivinoda is a very highly elevated. Gli insegnamenti di Bhaktivinoda Thakur sono di prima classe, molto elevati.
we help to the person who is in sadhak deha or who is in siddha deha, both circumstances. I suoi insegnamenti sono in grado di aiutare sia coloro che si trovano nella coscienza del corpo, nella sadhak deha, sia coloro che si trovano nella coscienza della forma spirituale, nella siddha deha. But our condition, our nature to be an enjoyer and doer is more easy for us in the physical material body. Dato che noi siamo propensi al godimento dei sensi, la nostra natura è quella di essere nella coscienza del corpo materiale, allora per noi è più facile relazionarci con ciò che riguarda gli insegnamenti della Sadhak Deha, del corpo materiale. So, after that, he also talking many songs for the Sadhak Deha and Siddha Deha. Lui nelle sue canzoni possiamo vedere che descrive sia ciò che riguarda la Sadhak Deha, sia ciò che riguarda la Siddha Deha. And after that, I see Bhaktisiddhanta teaching. E se poi ho visto gli insegnamenti di Bhaktisiddhanta. He was also very great, merciful, because he see that circumstances, what is missing that time. E io ho potuto vedere che anche lui è stata una personalità con grande misericordia, perché lui si è accorto di quali erano le circostanze intorno a sé in quel periodo. And he understand that time all the Babaji's are living in the Radhakunda, are living in Vrindavan. You see, imagine in 30s, now which time Bhaktisiddhanta was there? Bhaktisiddhanta was mainly 1910, 1920, 1930. You see, 1920, that time, all was living in the forest and doing bhajan. Bhaktisiddhanta era soprattutto attivo nel 1910-20, questi anni qua. E a quel periodo c'erano tantissimi Babaji che vivevano nelle foreste. And in Navadvip or Mayapur area. Nelle foreste qui a Vrindavan, a Radhakund, mentre a Navadvip, nell'area di Mayapur Navadvip, they are deviate from the boat. C'erano molti Babaji che avevano comunque un proprio stile, diciamo, di pratica, che in realtà avevano deviato quello che era la pratica tradizionale. Goranagari, Abul Babul. Goranagari, Baul. Abul Babul, many. Abul Babul. Many lines come up. Many branches. Branches who is lose the purity of that. Quindi c'erano molti rami che si erano creati, sempre seguaci di Mahaprabhu, che però avevano deviato da quello che era la vera purezza degli insegnamenti di Chaitanya. So Bhaktisiddhanta realized that this time is a preaching time. Bhaktisiddhanta aveva realizzato che quel periodo era il periodo da dedicare alla predica. Not a bhajan time, preaching. Lui aveva sentito che quello era il periodo giusto per dedicarsi alla predica, non al bhajan. And by his mercy, whole universe, they start knowing Krishna and Muhammad. E quindi grazie alla sua misericordia, che poi ha trasmesso anche ai suoi discepoli, tutto l'universo è venuto alla conoscenza di Krishna e del Mahamantra. Right or no? Giusto? Right. Right, right. So this Mahajan little change something for the benefit and with the circumstances. Quindi delle grandi anime, come in questo caso, possono cambiare
delle cose, possono introdurre delle cose nuove, ma lo fanno esclusivamente per il beneficio in delle particolari circostanze. Why he start making temples? Perché lui ha iniziato a fare tante mat, tanti templi. Matha. Why? Because this will be the place that everyone is coming and they can be connected. Perché lui aveva avuto la visione che le persone normali in giro per le città potevano andare in questi templi e ricaricarsi, fare delle pratiche, partecipare ai programmi. Babaji never do this. Babaji is doing Madhukari and living in that. Perché i Babaji in realtà non erano soliti fare i templi, istituzioni. L'attività dei Babaji era soltanto quello di cantare e fare Madhukari, delle mosche. Se qualcuno veniva da loro a dargli da mangiare, bene, altrimenti niente. But the mat can help to eat, to rest, to give the place to go. Mentre la mat è quel luogo in cui può aiutare anche altre persone a dare un rifugio per dormire, per prendere prasciata, per praticare. Nearby village they can go and preach and travel like this. Some program will start and it was very successful. E dalle matte poi dei gruppi potevano andare nei villaggi per predicare, quindi è iniziato in questo modo e ci ha avuto un grande successo. It became so successful that one day Bhaktisiddhanta said, I want to break all the temple and I want to send all the bricks. Ha avuto così tanto successo, hanno costruito così tanti templi che un giorno Bhaktisiddhanta ha detto: voglio distruggere tutti i templi e mandare via mattoni. Because they deviate from the real goal. Perché in realtà per via di tutto questo successo hanno deviato dal vero obiettivo di costruire queste matte e stanno soltanto pensando a come raccogliere soldi. But this Mahajans only try to help us how to develop in the different circumstances about our realizations and helping to us. In realtà il compito delle grandi anime è soltanto quello di aiutare le persone nelle loro circostanze, da come sviluppare la loro vita spirituale da quelle circostanze in cui si trovano. But they do the same job. Tutti fanno la stessa cosa. They not do separate things. Non fanno cose diverse. This is the beauty I see. Questa è la bellezza che io vedo. Right? Yes, Gurudev. You will come very soon. I will show you one book of Bhaktivinoda. Tu adesso molto presto verrai qua e ti mostrerò un libro di Bhaktivinoda Thakur. Thank you, Gurudev. Thank you. Great book. È un grandissimo libro. He is only telling in his sarup consciousness or teaching. Dove lui insegna soltanto dalla piattaforma della coscienza della sua svarupa. And when he has to leave the body, then he said to Siddhartha Maharaj to sing about one song, Rukmanjari. Bhaktisiddhanta. Mm. So the book also was Bhaktisiddhanta or Bhaktivinoda Thakur? This song is written by Narottam Das. No, the book you were saying. No. You said this is Bhaktisiddhanta. Il libro era Bhaktisiddhanta, no Bhaktivinoda Thakur. Bhaktisiddhanta, quando stava per lasciare il corpo, ha chiesto a Siddhartha Maharaj di cantare Sri Rupa Manjari Pada. No, this book is different subject, teaching about Bhaktisiddhanta. Yeah, no, before you say Bhaktivinoda Thakur by mistake, so I just say that. No, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur. Songs are many songs. Yeah, no, it's fine, it's clear. So, yes, the Sridhar Maharaj. Huh?
he asked to Sridhar Maharaj to sing Rup Manjari Pava. Means he wants to follow Rupa Manjari, Rupanuga. Questo significa che lui vuole seguire pienamente la Rupanuga, Rupa Manjari. This was the teaching. E questo è stato anche un suo grande insegnamento. And he already realized. E lui in realtà già l'aveva realizzato. So there is no difference. Quindi non c'è differenza. Everybody has a different nature. Tutti quanti hanno delle nature differenti. Thinking style is different. Il modo di pensare è diverso. Talking style is different. Il modo di parlare. Sharing style is different. Living style is different. Quello di vivere. Style is different. Di mangiare, di condividere. But the goal is the same. Però l'obiettivo è lo stesso. Helping to the others is the main goal. Aiutare gli altri è l'obiettivo principale. Not material helping, spiritual helping is the goal. Non l'aiuto materiale, ma l'aiuto spirituale, questo è l'obiettivo. So they are all in parampara. Quindi tutti in realtà sono in questa parampara. And I respect all of them. E quindi io rispetto ognuno di loro. One is a Bhajnanandi, one is a Goshtanandi. Solitamente vediamo queste due categorie di devoti, chi è un Goshtanandi e chi è Bhajnanandi. I take example of my grandfather. Adesso voglio prendere l'esempio di mio nonno. His guru was Babaji. Il suo guru era un Babaji. But why he made temple? Però perché lui ha costruito un tempio, diciamo, non ha seguito la linea Babaji che quella di vivere in rinuncia. Lui doveva soltanto fare Madhukari, l'elemosina. In effetti, in realtà ci andava a elemosinare il cibo, cioè Madhukari. So at the time of Bhajnanandi, he was Goshtanandi. He wanted to help to others by the base of temple. Quindi, anche se lui era un Bhajnanandi, dedico alla pratica del Bhajan, però allo stesso modo voleva anche aiutare gli altri e quindi per questo ha costruito un tempio. Right or not? Giusto? Bhajnanandi no need money. Il Bhajnanandi non ha bisogno di soldi. And Goshtanandi need money. Mentre il Goshtanandi ha bisogno di soldi. Di offerte, insomma, soldi, non donazioni. He has to manage, he has to organize. Perché? He has to arrange food, he has to care others. Dovendosi prendere cura degli altri, magari in un tempio, ha bisogno di arrangiare il prasciada, ha bisogno di organizzare le cose, quindi ha bisogno dell'Akshmi per poter fare tutto ciò, per aiutare gli altri. Many activities. Perché deve mandare avanti molte attività. So where is the law? Quindi non c'è nulla di sbagliato sia nell'uno che nell'altro. This is our parampara. Questa è la nostra parampara. But the parampara is this to realize that we are a soul. Il vero significato della nostra parampara deve essere questo, ovvero di realizzare che noi siamo anime. And we, if we are Mahaprabhu devotee, e se siamo devoti di Mahaprabhu, we need bhavullas rati. Abbiamo bisogno del bhavullas rati. And this bhavullas rati, e questo bhavullas rati is
By your happiness, I am happy. Significa che uno diventa felice soltanto Cilindar non si sente più nulla. Bhavulas Rati is the teaching of Chaitanya. E questo Bhavulas Rati è l'insegnamento di Chaitanya. That is Sri Radha Dasi Bhav. E può essere definito Radha Dasi Bhav. Why this Bhav is come and this is Gaudiya Vaishnav? Because this is the Mahaprabhu realization that Radha Krishna come in the form of Chaitanya, what they cannot explain to us, they show us how to practice with their associate. And they say, Mahaprabhu said to teach this to Sanatan, Rupa and Raghunath. Perché questo è il sentimento principale nel Gaudiya Vaishnavismo, perché questa è la ragione in realtà anche per cui è venuto Mahaprabhu. Radha Krishna, volendo far provare questo tipo di sentimento alle anime, alle persone del mondo, sono venuti insieme nella forma di Mahaprabhu, quindi nella forma di un devoto, e Mahaprabhu, grazie alle sue realizzazioni, ha infuso le sue realizzazioni e il suo sentimento ai Gosvami, che poi hanno trascritto, grazie ai loro insegnamenti, con le scritture, come praticare per poter raggiungere questo sentimento. Some is different place realization. How much they realize, they explain that. Ci sono vari stati della realizzazione. A seconda di dove uno si trova, può spiegare lì fino a dove è arrivato. And it depends upon the bhajan and the mercy of his guru or bona fide guru. Quindi dipende dalla profondità in cui uno si trova nel proprio bhajan e da quanta misericordia uno ha ricevuto dal proprio guru. If guru is realized, he will give to realization to his disciple. Se il guru è realizzato, allora sarà in grado di dare certi tipi di realizzazioni anche al discepolo. But this is the line, Bhavulas Rati, your happiness is my happiness. That is delusion. Il significato di Bhavulas Rati è che la mia felicità dipende esclusivamente dalla tua felicità. Questa è la devozione. If you like butter, I will offer butter. If you like milk, I will offer milk. If you, what you like, I will do for you. Se a te ti piace il burro, ti offro il burro. Se ti piace il latte, ti offro il latte. Qualsiasi cosa ti rende felice, io lo voglio fare per te. Doctor can say to mother, not eat this and that. For Gopal, no problem. Il dottore può dire alla madre non mangiare questo o quest'altro che ti fa male, però per Gopal non ci sono problemi. I know the mother who is very close to his Gopal, he knows. Gopal said to mother, I want this. And she has to cook. La madre che è molto vicina al proprio Gopala può percepire e sentire ciò che Gopala vuole e lei lo deve procurare, cucinare e offrirlo. This is the devotion. Questa è la devozione. This is the love. Questo è l'amore. È l'intimità. Similarly,
who is close to Radhika, Radhika say what to do and they have to do it, no way. Similmente coloro che sono vicino a Radhika ricevono l'istruzione da Radhika su quello che devono fare e loro lo hanno piacere a farlo per soddisfarla, non c'è altra via. Prabhupada very clearly write in Bhagavad Gita 10.10, 10.15. Radhika is the energy of Krishna. Krishna cannot understand without his energy. Prabhupada spiega molto chiaramente nel decimo capitolo della Bhagavad Gita, verso 15, che l'energia di Krishna è Radhika e uno non può comprendere Krishna senza la sua energia. From last line of Bhagavad Gita. Anche nell'ultimo paragrafo dell'ultimo verso, commento della Bhagavad Gita. Without pleasure giving potency we cannot be a normal. Lui scrive che senza la potenza interna del piacere di Krishna noi non possiamo essere normali. I'm abnormal or what? Quindi che sono un non normale, strano? Prabhupada dice, yes, everyone is abnormal. Lui dice, Prabhupada dice, sì, siete tutti in uno stadio di pazzia, non normali. Normality only can come in the lotus feet of Radhika, because this is our line. E la normalità può avvenire soltanto grazie alla vicinanza ai piedi di loto di Radhika, perché questa è la nostra via. That's a sarup. Shakti. Alladini Shakti. That is, she gives all energy to the devotee how to serve his lover Krishna. Lei è l'Alladini Shakti, e anche Swarupa Shakti, è lei che dà l'energia ai devoti per poter imparare come servire Krishna. We need to serve, we don't need to make Amazon to Krishna. Noi dobbiamo sviluppare un sentimento di vero servizio con Krishna, non una relazione tipo Amazon in cui ordiniamo, una condizione in cui preghiamo e chiediamo per favore dammi questo, dammi quell'altro. Questo è ciò che avviene quando uno si trova nella coscienza di Dio che prega e chiede, ed è una cosa molto basica. And this is nothing with devotion. E non ha niente a che vedere con la devozione. It's a passive nature. È in realtà uno stadio di natura passiva. We have to be active, we have to be in relation, we have to be in friend, we have to be motherly love, we have to be give conjugal love. To see the Radha Krishna love, this is the goal of our bhajan. Dobbiamo essere attivi, dobbiamo centrarci in una relazione che sia di amicizia materna, paterna o d'amanti, così che possiamo vedere gli scambi che ci sono tra Radha e Krishna, perché questo è il vero obiettivo del nostro bhajan. Page 4, Prabhupada writes, by devotional practice we know our relation. Prabhupada scrive nella pagina 4 della Bhagavad Gita che grazie alla pratica devozionale possiamo venire a conoscere qual è la nostra relazione. And in that relation we develop our spiritual constitutional position, that is sarup. E grazie a quella relazione possiamo cominciare a sviluppare qual è la nostra forma costituzionale, che sarebbe la nostra svarupa, la forma spirituale. And that we have to develop sarup siddhi. This is the spiritual life. E praticando questa forma spirituale uno arriva poi alla perfezione di essa, che è lo stadio della svarupa siddhi, ed è questo il vero significato di vita spirituale.
and that will never deviate me here and there. E quando sarò in quello stadio, allora non avrò più deviazioni qua e là. How I will deviate when I will know myself? Come potrò mai deviare quando sarò realizzato nel sé? I will all see positive and good. Tutto ciò che vedrò che è positivo, è fantastico. And appreciate everything, and we will try to learn from everything. Apprezzerò ogni cosa e cercherò di imparare da qualsiasi persona, da qualsiasi avvenimento, circostanza. I think so. I have something what I need so far. You okay? Thank you, Gurudev. Very clear. Thank you. This is all mercy of all of your association. I learned when I travel with you, take prasad and love from you. I realize this thing. Tutto quello che vi sto spiegando in realtà l'ho ricevuto grazie alla vostra misericordia. Quando viaggiavo, sono venuto nelle vostre case, ho avuto la vostra associazione, ho mangiato prasciata con voi, ho realizzato tutto questo. Then I feel now I have to stay in Vrindavan. And I have to develop more realization that I can share with all of you. E quindi grazie a questo poi ho capito che devo vivere a Vrindavana, andare più in profondità nelle mie realizzazioni e condividere con tutti voi. But it's not easy. Però non è facile. Krishna Maya is very heavy. Perché la maglia di Krishna è molto pesante. Ready to catch in all circumstances. È sempre lì pronta a disturbare, a catturare in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento. Only the mercy of Vaishnava and our acharyas can help us. L'unica cosa che ci può aiutare è la misericordia dei nostri acharya e dei Vaishnava. Life only live, devotional life is only depend on the mercy. La vita devozionale, il mantenere una vita devozionale, dipende soltanto dalla misericordia. There is no sadhana. There is no sadhana. Sadhana is the inner side. What is my material involvement, how to develop ourselves to go more in. That is inner sadhana has to do. Non c'è un sadhana che ti può assicurare che tu non devi mai nella tua vita dalla devozione. L'unica cosa che ci può aiutare, il vero sadhana che dobbiamo fare, è quello interno che ci può aiutare a non deviare. Like I have many desires in material world. Io posso avere molti desideri nel mondo materiale. How to bring shorter and one desire to serve you. Come restringere questi desideri per farli diventare un unico desiderio, che è il desiderio di servirti. Difficult, but this is the sun. È difficile, però è questo il vero sadhana che dobbiamo fare. Jananda Maharaj also wants to share. Rade, rade. So Gurudev gave us so nice sharing and realizations. Il Gurudev ci dà così belle realizzazioni e condivisioni.
So I want to, I hearing Gurudev's words, I want to share one small thing. Ascoltando le parole di Gurudev, vorrei anche io condividere una piccola cosa. Gurudev is saying only one sadhana. Gurudev dice che dobbiamo eseguire soltanto un sadhana. One sadhana means fixing our mind, our goal of life. Questo unico sadhana è quello di fissare la nostra mente in un unico obiettivo nella nostra vita. If we are Rupanuga, fixing our mind, lotus feet of our Swami, Srimati Radharani. E se noi siamo Rupanuga, questo unico obiettivo è quello di fissare la nostra mente sui piedi di loto di Swami. Or service of Srimati Radharani. Nel seva di Srimati Radharani. Or service of Vaishnava. O nel seva a Vaishnava. So, and then I remember, Prabhupada mentioned, actually, the Prabhupada described nectar of devotion. There is many sadhana described, Prabhupada describes. Prabhupada ha fatto i commenti sul nettare della devozione. So, but there is only two rules and regulations. Prabhupada explained only two rules. And Prabhupada ha spiegato principalmente due regole, due sadhana. Don't forget Krishna. Non dimenticare Krishna. Always remember Krishna. Ricordati sempre di Krishna. So in a case this Krishna might become Radharani. Quindi nel nostro caso questo Krishna può essere Radharani, dalla vista nostra è stato Radharani. I think Gurudev teaching, Prabhupada teaching is same. E quindi io sento che gli insegnamenti di Prabhupada e Gurudev sono gli stessi. Because Gurudev is saying 24/7. Fix our mind, our God. Because Gurudev dice che per tutto il giorno, 24 al giorno, dobbiamo centrare la nostra mente in un unico obiettivo. That means don't forget lotus feet of Radharani, always remember Radharani lotus. Che significa non ti dimenticare mai dei piedi di loto di Radharani. Always serving Radharani lotus feet and always remember service of Radharani. Servi sempre i piedi di loto di Radharani. So, Radharani. Poi Abhiram Baba se, Amiasi. Maybe Gurudev now talking, maybe I want to share one thing. When I came to Munger Raj Mandir, quando io sono venuto al Munger Mandir, one thing I was surprised. Radharadi. Aiega, no, tadiko purudika. Ah, bilkul. Sab ko bata diya. Ah, jang. Theek hai. Ek koi Vaishnav to na Guruji ke sevak ke liye. Hey Baba. अपना परम गुरु के सेवा के लिए वैष्णव दो ना कोई रे सेवा करे एक लूंगा महाराज जी अभी तो एक हो रहा है यहाँ पर सेवा करेगा अच्छा देख बाबा है कि नहीं रहने सकता है ना अच्छा अच्छा देख लूंगा परिवार का कोई हो रहना अभी तो महाराज जी वो उसी मंदिर में ही दोनों हैं हम दोनों और कोई हो और ऐसे ही बाहर से आते जाते रहते हैं कोई परमानेंट मिल जाए तो मैं बता दूंगा So one thing is I was surprising. And what I surprised because Radha Govindas Babaji Maharaj, who is Babaji Maharaj, asked Sadhu Maharaj or blessing to Sadhu Maharaj, go, you travel all over the world. Sono rimasto molto sorpreso dal fatto che Radha Govindadas Babaji Maharaj, che era un Babaji, ha detto a Gurudev di viaggiare in tutto il mondo. Because generally conception of Babaji is stay one place doing bhajan for himself. Perché generalmente la vita del Babaji è quella di stare in un luogo fisso e fare la pratica del bhajan. Or maybe for himself is maybe not correct for all other living entities. Per lo sviluppo della propria vita spirituale da cui poi prendono beneficio qualsiasi entità vivente. And generally speaking, Sannyasi Babaji does not go abroad before some rule was there.
Quindi solitamente vediamo che coloro che hanno preso l'iniziazione Babaji Vesh non vanno a predicare in giro per il mondo. But this is amazing for me. So Radha Govindas Bhav Maharaj see the situation and circumstance and also the ability of Sadhu Maharaj, you go for saving the all religions. As. Però Radha Govindas Babaji aveva visto le circostanze e le qualità di Gurudev e quindi lui lo istruì di andare in Occidente per salvare tantissime anime, tra cui noi. So similar way, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur order A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, you go abroad and preach in English. Quindi similmente possiamo vedere di come Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva istruito Prabhupada e gli aveva detto di andare possiamo vedere che ci sono due vie principali, una è quella tradizionale e una è quella più moderna fondata da Bhaktisiddhanta Sarasvati. But if Prabhupada did not go abroad, what happened to us? Se Prabhupada, allora uno potrebbe pensare quella moderna, tradizionale, no, perché moderna significa qualcosa di nuovo, però in realtà se Prabhupada non fosse andato in Occidente, cosa sarebbe stato di noi? At least I'm not here. That's sure. Posso dire quello che sarebbe successo a me, che io non sarei stato qua. If Radha Govindas Maharaj did not ask Sadhu Maharaj to go abroad, or Prabhupada asked Sadhu Maharaj to go abroad, if he did not make it, what happened to us? Se Radha Govindas Babaji Maharaj non avesse chiesto a Gurudev, o anche Prabhupada non avesse chiesto a Gurudev di andare in Occidente a predicare, cosa sarebbe stato di noi? We may not know Swarupa and Swarupa Siddhi. Noi sicuramente magari non avremmo mai avuto l'opportunità di conoscere cos'è la Swarupa, la perfezione della Swarupa. We may know Swarupa, Swarupa Siddhi, but we don't know how to make it. Oppure magari avremmo anche avuto modo di conoscere filosoficamente cos'è la Svarupa, Svarupa Siddhi, ma non avremmo avuto i mezzi per poter capire realmente cos'è questa pratica. So therefore, all connecting, all divine arrangement of Sri Bhakti Radha. Quindi possiamo vedere che in realtà tutti questi sono grandi arrangiamenti divini di Srimati Radharani. So therefore, our duty is respect and worship all our acharyas and devotees. Quindi il nostro dovere è quello di rispettare tutti gli acharya e devoti appartenenti a Mahaprabhu. Yes, so thank you very much. Grazie a tutti voi. Thank you, Maharaj. Thank you. Very beautiful. Thank you. Oh, grazie. Thank you. Arigato. Thank you to Gurudev and Jayananda Maharaj. It's not yet. नंबर दिया फोन किया उसको जो नंबर दिया था अच्छा नहीं बस
बहुत अच्छे हैं हमसे बहुत प्यार लगते हैं वो भी कल करवा दें कल अच्छा ठीक है चल बात थैंक यू बेटा नीति आज आएगी कि नहीं नीति आज जा रही कि नहीं वापस अच्छा थैंक यू तुम्हारा मुलाकात हो गया अच्छा गाड़ी है ना हाँ सब ठीक है हाँ जब आ जाए Sono altre domande? Domande? Se non c'è nessuno, ce n'ho una io. Vai. Allora, in realtà è una dimenticanza, perché allora io ho sentito Gurudeva qualche anno fa spiegare a proposito del Bhagavad Gita 1866, quando Krishna dice abbandonati a me, in realtà si riferisce a Radharani, e non mi ricordo più bene di questa spiegazione. Se Gurudeva avesse voglia di spiegare di nuovo. About the verse 1856 verse. Some years before, I remember you explained this verse that when Krishna is actually saying surrender unto me is not unto me but my one Radharani, but I don't remember much of like saying. Read on this loka. Sarva dharman parityaja mam ekam mam ekam my one mam ekam che vuol dire il mio uno mam means my mam significa il mio ekam means Ekam significa one. Uno. Somebody say my one. What means? Se qualcuno dice il mio uno, qualcosa che mi appartiene, cosa significa? Dipende. If mom ekam is a mom ekam means only one when I don't know ekam. Anyone is one of Krishna, then Krishna only. Se io non conosco cos'è questo uno di Krishna, allora questo mam dirò che soltanto me, mio. Krishna si riferisce soltanto a sé. But Krishna one is also there. Però c'è anche questo uno di Krishna è anche presente. So Krishna say, if you want to surrender,
surrender to my ego. Quindi Krishna dice, se ti vuoi arrendere, allora arrenditi al mio uno, al Mam Ekam. If you don't know my one, surrender to me, I will show you my one. Se tu ancora non conosci cos'è quest'uno, allora arrenditi a me, così che poi io ti mostrerò chi è questo uno. Because you have no love deep to understand my one. So you only see me. Tu ancora non hai sviluppato un amore tale che ti fa vedere cos'è questo mio uno, allora guardi soltanto me. You come to me, I will show you my eta. E quindi vieni a me così che io poi ti posso mostrare il mio uno. Prabhupada said, first you sign to Krishna. Prabhupada dice che per prima cosa ten. Firmiamo il contratto con Krishna. Vedete decimo capitolo, decimo verso. Then, slowly but steady. E dopo che firmi con Krishna il contratto, allora poi lentamente ma stabilmente my development, I know the ultimate result. Ultimate goal. Alla fine del proprio cammino dello sviluppo uno può raggiungere l'obiettivo ultimo. What is goal and ultimate goal? Cos'è l'obiettivo e l'obiettivo ultimo? What you are searching for? Cos'è che ricerchiamo noi? What is the higher? Cos'è più alto, più elevato? This is his words, I say you, not my words. Io sto soltanto riportando le sue parole, non sono parole mie. May I ask something? Rade. Sure, ask, my dear. Okay. Mam Ekam in Sanskrit, then there is no the difference. Thank you very much. Yes. If Mam Ekam is secretly saying Radharani or my only one, my dear, so is feminine in words, but in Sanskrit Mam Ekam then doesn't exist in Mam Ekam, right? There is only Mam Ekam, so it's up to conscious of persons to see if it's my dear, right? Yeah. Okay. If he only Krishna is also good. If he only see Mam Ekam is also good. It depends upon the consciousness. And grammar is the same. Very interesting. Molto interessante. Bello, bellissimo. Mi piace. This is the beauty of Sanskrit. Questa devota sta dicendo praticamente, in realtà da queste parole uno grammaticamente non è che significano proprio la mia cara, la mia una e quant'altro. Quindi dipende dallo stato della coscienza di riuscire a vedere un significato, interpretare un significato, anche se grammaticalmente magari sembra che sia diverso. E Guru dice sì, se te vedi soltanto Krishna va bene il significato che arrenditi a me, se invece vedi Radhika allora diventa la mia una, la mia cara. E questa è la bellezza del sanscrito. Okay. Grazie tanto, grazie Guru. Secret. Questa Ekam in realtà per molto tempo è stato segreto. If historically say before Chaitanya Mahaprabhu
only Krishna's ditti, no Radharani's ditti. Che prima di Mahaprabhu c'era soltanto la divinità di Krishna, non anche di Radharani. So Mahaprabhu came to explain or show us the glory of Radhika and glory of Manjari, Radhika's dancing. Quindi Mahaprabhu è venuto per mostrare qual è la gloria di Mahaprabhu di Radharani e delle dasi di Radharani. So after Mahaprabhu, Radharani's ditti established all Vrindavan temple. Quindi dopo Mahaprabhu la murti di Radharani è stata installata in tutti i tempi di Vrindavana. Then Lashka Vaishnava's mercy, we could understand what is this Ma Ekam. E quindi grazie alla misericordia di Resika Vaishnava abbiamo dovuto comprendere qual è il vero significato. Radhe Radhe, non si sente. We cannot hear. Sridhar, non si sente nulla. Non sentite? Adesso sì, però ci siamo persi l'ultimo pezzo. Puoi fare un piccolo riassunto? Ah, Jayananda Maharaj ha detto che grazie alla venuta di Mahaprabhu in tutta Vrindavana poi sono state installate le murti di Radharani di fianco a quella di Krishna e soltanto grazie alla sua misericordia e dei Rasika Vaishnava che hanno ricevuto la sua misericordia noi adesso possiamo capire questo Mame Kam realmente cosa significa. Krishna took mood of Radhika. Krishna ha preso il mood di Radhika. This is Sharanagati. E questo è Sharanagati. When anyone take the mood of his guru, this is he surrender to his guru. Quando qualcuno prende il mood del guru, significa che si è arreso, che ha preso rifugio, che si è affidato al guru. And not only surrender to the guru, taking mood, he cover also with Radha Bhava. Non è che ha soltanto preso il mood interno, ma si è anche ricoperto con il bhava di Radharani. You don't desire for a minute to go out from there. Così che neanche per un minuto può pensare di uscire da quel bhava. What is meaning? Too much big guru. What is meaning? Cosa significa questo? Totally this is Manjari Bhav. Questo è totalmente Dasi. Il Manjari Bhav. Sentimento della Dasi. This is Chaitanya. Questo è Chaitanya. Like you take the pan, bread, and put the butter
and cheese and jam, and you want to eat, you cannot eat. So you cover also. Come se ad esempio prendi una fetta di pane, ci metti sopra tante sottilette, tanto burro, tanta marmellata, insomma lo fai così alto che non ce la fai a mangiarlo. Come fai a mangiarlo? Ci devi mettere sopra un'altra fetta di pane, la schiacci per bene e poi dopo mangiare. There's no way out to sleep. Go out. Così che non dai modo a tutta la roba che ci hai messo dentro di cadere. You want to not go out from the, that area. E questo è Mahaprabhu che lui non vuole uscire dal contorno delle fette di pane. So in is Radha, out is Radha, and in between is Krishna. Quindi ciò che c'è in mezzo è Krishna e le due fette di pane che lo tengono chiuso sono Radha. Gurudev, can I say? So Radhika, no, Krishna took Radhika's mood. That means Krishna, Radhika's quality is much higher than Krishna. Se Krishna ha preso rifugio in Radhika, allora significa che le qualità di Radhika sono più elevate di Krishna, se lui ha voluto prendere rifugio in lei. That means Krishna accept Radhika's superiority, Krishna accept Radhika's prema guru. Quindi significa che Krishna accetta la superiorità di Radhika e l'accetta come prema guru. Grande, grande. Jahu. And Krishna only need, only he cannot create that prema. E soltanto Krishna non può creare questo prema. He's a beggar of love. Lui è un mendicante dell'amore. So he creates so many jiva, so many creation. Some love he will receive, but nobody wants to give after coming in this earth. Quindi lui ha creato così tante jiva, così tante anime, così che può scambiare dell'amore. Però in realtà, visto che una volta queste jiva si sono incarnate nel mondo con dei corpi materiali, non gliene frega niente di scambiare questo amore. Because we are covered with my Buddhas. Today we read, what was that line? Buddha. Buddha seeks, Buddha Shuddhi. Buddha Shuddhi. My material body is also one Buddha. Who cover me to live in the fox. Perché siamo soltanto ricoperti dalla Buddha Shuddhi, che è la nostra copertura materiale che ci fa vivere soltanto nel falso ego. Today we are reading morning time. E proprio stamattina stavamo leggendo a riguardo di questo. From 3 to 4 a.m. Dalle 4 di mattina. Up to 7, 8. Four hours. Fino alle 8, 4 ore. Going on. We'll have to Sumanjali 68 or 69. Il verso 69 del Vilappu Sumanjali. Which try to know takes 4 hours to understand. E quindi lo leggiamo per cercare di conoscerlo, di imparare. E ci sono volute 4 ore per poterlo comprendere. Kishori was also there, right? Kishori? C'era anche Kishori dal Giappone. You want to share something? Vuoi condividere qualcosa, Kishori? You don't want to talk. This is not translating. Oh, translating. In Japan. In Japan. Yes, but today is a good news. Oggi the class is not there. Oggi abbiamo una bella novità,
che la classe dopo di noi è stata cancellata, non c'è. Quindi sono libero, se ci avete più domande fatevi avanti. Cidar, faccio un'altra domanda io? Sì, altrimenti pensavo che la poteva fare anche Ramananda, però se la vuoi fare tu va bene. Allora, volevo chiedere a Gurudeva, no? Che nel corso della sua vita ha avuto modo di incontrare tutte queste grandissime personalità, no? Tolto Radha Govinda Das Babaji Maharaj, chi lui pensa che gli abbia dato di più, diciamo, come associazione dal punto di vista spirituale? E perché? So Ramananda is asking that we know that you have met many great personalities in your life. So of course I think your Gurudev is the one who feel that you gave you the most. So apart from your Gurudev, you have anyone that you feel by his association or her association you have received the most, and why? Honestly, I see my grandmother. Onestamente, quello che sento è da mia nonna. And I follow her teaching. Io tutt'oggi seguo i suoi insegnamenti. Prem Prasad. Faccio il Prem Prasad. In pharmacy. She, nobody can come in near to him without going without it. Questa è la sua misericordia e insegnamento, perché lei aveva questa abitudine che chiunque si avvicinava a lei non poteva andare via senza ricevere qualcosa da mangiare. And this is the mercy of Italy. It happened and it's still happening. Mercy of Italy. Italy. Corona. Ah, okay. She has no money. Questa... But she said, give me this response for me, I will care. How you will do? I know your financial position. There's no problem, I will do, and it's still going. E quindi la misericordia di avere il Prem Prasad, questa attività del Prem Prasad in modo costante, è venuta dall'Italia, perché l'aveva iniziata Karuna Mai, che nonostante quando è iniziato si trovava in una situazione economica non stabile, lei si prese questa responsabilità e gli disse a Gurudev che in qualche modo avrebbe fatto, e fino ad ancora oggi sta andando avanti. Radha Mohan Seva. Seva di Radha Mohan. All they are in love with Radha, more than me. Tutti quanti sono in una relazione d'amore con Radha Mohan più di me. And Kirtan. E il Kirtan. This is the beauty of this place. Questa è la bellezza di questo luogo. Prashad, Radha Mohan Seva, Kirtan. That's it. Our service. Honestly, is this. Il nostro servizio è questo. It's not my efforts. It's Radha Mohan Marci, Gurudev Kripa and Vaishnavas. Non avviene tutto questo per via del mio sforzo, ma soltanto grazie alla misericordia di Radha Mohan, di Gurudev e di Vaishnava. They become tired to give and give. Morning, evening. 4 or 5 people become tired.
e coloro che distribuiscono si stancano anche, perché mattina, sera, tante persone devi distribuire, quindi uno si stanca pure. Giusto? Morning time also. Mattina e la sera. The others watch to me. Then I appear to you. She like to come, but his mother not bring to her. Not true, Gurudev. I also want to come. She is running from me. You see that? Yeah, I know. She's listening to you and smile to you. You know, this calendar from Kalindi in September has your pictures, and every time we pass by, she grasps your face and your feet. You see? Ah, Lila. His papa also been doing this here. We are arranging, Gurudev. We have to match many things like puzzle for dates and everything. But okay. One point it. I have to come. Yeah. Soon. He's happy now. He's smiling. Okay. Shridhara. Sì. Lo già va subito, next room. Dai, Gurudev, i nostri omaggi. Volevamo cogliere l'occasione, visto anche se siamo qui a pochi metri, di salutarlo, perché in questi giorni non possiamo essere lì fisicamente. We want to say hello, although we are next room, but we cannot come because we are sick. So we are saying hello. No problem, you are always with me. E volevamo portare, volendo anche la, almeno io porto la mia testimonianza, che quando tante volte ho sentito dire da Gurudev di venire a Vrindavana, poi venendo a Vrindavana capisci più profondamente il senso, l'importanza, almeno qualcosa, insomma, ho percepito. E questa importanza è proprio che qui a Vrindavana ti viene trasmessa questa vicinanza con Radharani, questa bhakti per Radharani. I want to share my experience. Because now you are saying Sharanagati, come Vrindavan. I want to share my experience how always I listen to the bodies that you are saying when the classes come to Vrindavan. It seems sometimes like something, come to Vrindavan, like, okay, formal or general. But actually I came now and I realized how this was important. And it is important because just when we come here, we can feel more the closeness with Radharani. Poi certo, la grande fortuna è venire a Vrindavana e avere l'associazione, come dico, le scritture, per capire il Bhagavatam ci vuole un devoto Bhagavata. E così per capire Vrindavana hai bisogno di un Bhakta, di un devoto di Radharani, ovviamente. And of course, the scriptures say to realize this more, you have to come Vrindavana and the association of those who are in the bhava of Vrindavan, who are servants of Radhika. E volevo ringraziare tutti i devoti per le domande che sono state fatte, Jayananda Maharaj per le bellissime riflessioni, e volevo riagganciarmi alla riflessione di Jayananda Maharaj. Se vuoi vado avanti? Sì, sì, vai, vai. Alla riflessione di Jayananda Maharaj, dove ci ha dato quella bella visione
di come Gurudeva si inserisce all'interno di un piano divino, all'interno del volere divino di Radharani, no? Di estendere, di andare sempre più in profondità nella in quella che Prabhupada chiamava coscienza di Krishna. I want to take back the Vayananda Maharaj was making that how you Gurudev are under a special plan of Radharani will to go always more deep in what Prabhupada used to call Krishna consciousness. Adhavaya, very nice thing you explained. So I want to know Krishna. Stai spiegando una cosa molto bella. Io voglio conoscere Krishna. And I want to know Krishna without his energy. E voglio conoscere Krishna senza la sua energia. What type of I knowing? Quindi che tipo di conoscenza posso raggiungere? Somebody you know, you have to know A to Z. No? Se tu vuoi dire di conoscere qualcuno, lo devi conoscere dalla A alla Z, giusto? I will know 25%. Se lo vuoi conoscere soltanto il 25%? 50%. O il 50%? 75%. O il 75%? O 100%. Oppure il 100%. When you know someone 100%, then you say, I know you. Soltanto quando conosci qualcuno al 100%, allora puoi dire realmente di conoscerlo. Then you assign him, I love you, I believe you, I will never forget you. Questo 100% significa che firmiamo il contratto con lui, lo vogliamo amare, ci crediamo e non lo vogliamo mai dimenticare. Then we become open. E allora tutto si apre. And that is meaning I have come to my soul consciousness. E questo significa raggiungere lo stadio della coscienza dell'anima. I'm in local form, not long distance. Sarò in uno stadio in cui è come se ci parlo, sono in una chiamata, non è una distanza grande. That local form, being close to me. And close to, very close that I can understand many things. E questa chiamata fa sì che noi ci avviciniamo molto a lui e possiamo comprendere tantissime cose. And I know he's a stealer. Allora potrò venire a sapere che lui è un ladro. He's a naughty. È un mattacchione. He's a womanizer. È un donnaiolo. He's a liar. Bugiardo. He's killing. So after this thing, after that, I love you. This is the highest love. E anche dopo aver visto che tu hai tutte queste brutte qualità, ti amo. Ed è questo l'amore più elevato. That is all your bad quality also I like. Perché a me piacciono anche tutte le tue cattive qualità. I know I'm impressed with only your good quality. I love you when I you steal mine. Ignorance. Io non sono soltanto impresso dalle tue belle qualità, ma ti amo perché tu sei colui che ha rubato la mia ignoranza. You are a womanizer, I want you, but you want you have many, so I love you. You are mine. I believe that you are mine. You will come one day to me. Io ti voglio amare. Voglio che tu sia mio, ma tu sei un donnaiolo
e ti piace stare con tante, però io ti amo ugualmente perché so che un giorno verrai a me. That is love, selfless. E questo è l'amore incondizionato. Right. Giusto. Good quality is good, but bad qualities also I like yours. All bad qualities. Devono andare bene sia le buone qualità che quelle cattive. A me piacciono anche le tue cattive qualità. When you will see like a God, you will see only good qualities. Quando noi lo vediamo come Dio, allora vedremo soltanto le buone qualità. When you will come in Braja, you will see all naughty qualities of Krishna, and this is the attraction for the gopis. Però vediamo che a Braja Krishna esibisce tutte le sue cattive qualità, ma in realtà sono proprio queste qualità che attraggono le gopi. Ma Gurudev, this is quest, okay, in English. In this world we are living, see good things in others and doing best about accepting others as they are, not impressed just by their good qualities, is also seguire this path, right? My Buddha not try to accept any, he is looking more bad qualities in others. This is my Buddha. My material body always want to see the bad in others, good in me. Il nostro, la coscienza del nostro corpo materiale, la coscienza materialista, fa sì che ci fa vedere soltanto le cose buone che sono dentro di noi e negli altri ci sono le cose brutte. This is my material cover. E questo per via della mia copertura materiale. Without soul consciousness, Buddha Shuddhi never happened. E senza la coscienza dell'anima, la Buddha Shuddhi non potrà mai avvenire. Buddha means ghost. Buddha significa fantasma. We are in the clutch of Buddha. E noi quindi siamo sotto il Buddha, fantasma. Lila, come stai? Yeah, 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 see you now.